Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Saluto anche gli amici di JWS. Un video un po' amaro perché la Juventus chiude qui la sua avventura in Women Champions League. E finisce dopo neanche un turno, dopo due partite. Il Brøndby passa. E la delusione che ho addosso è tanta, perché soprattutto non è stata una partita, secondo me, che la Juve ha giocato come sa fare. Era un turno che si poteva passare e se non siamo passati credo che molte colpe siano della squadra in sé, perché comunque alla fine, cioè, sono stati sbagliati dei gol, uno peggio dell'altro, cioè dei gol davanti al portiere, col portiere spiazzato, salvataggi sulla linea. Il Brøndby poi ha sfruttato l'occasione, veramente forse l'unica del primo tempo, per infilarci e portare a casa poi alla fine la vittoria. Difficoltà nel segnare, a mio avviso, lo dico senza polemica, ma credo che Rita Guarino abbia sbagliato totalmente la formazione. È vero, Rosucci ci lascia un posto al centrocampo, però io non vorrei dire, ma abbiamo una certa Oleksandra Sikora che nel Brescia da centrocampista ha fatto le fortune del Brescia. Ed è stata invece schierata terzino. E quindi sul gol di Sørensen l'errore nasce da lì. Senza contare che Giuliani ha sbagliato l'uscita, ma Giuliani ci sta, voglio dire, è un errore di una singola giocatrice. Però ecco, diciamo che quello che mi fa più male è proprio vedere come posso dire, quegli errori sottoporta che con un pochino più di lucidità potevano veramente cambiare tutto, tutto. Ci siamo fatte male da sole e non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Alla fine è passato il Brøndby, complimenti a loro. Mi auguro che questa sconfitta in terra danese serva alla Juve per ritrovare energie e soprattutto, come posso dire, avere una cazzimma, come dicono a Napoli, giusta per il proseguo della stagione. La Fiorentina mi fa molta paura, sarei molto bugiardo a dire il contrario. Io ho visto veramente una grande Fiorentina e sta vincendo 2-0 dopo aver vinto anche in Danimarca. Insomma, una Fiorentina che ha dominato il passaggio del turno contro quelle che l'anno scorso sono arrivate seconde nello stesso campionato del Brøndby. Sicuramente la Fiorentina è più esperta, ha più presenza in Champions, noi siamo una squadra ancora da crescere. Però ecco, l'impressione che ho avuto io in queste due partite è che la Juventus sia una squadra molto incompleta, che avrebbe bisogno di acquisti importanti che non possono più essere fatti. Per il momento mi limito a a parlare di questa partita con rammarico, ripeto, perché i gol si potevano evitare sia all'andata che al ritorno. Alla fine anche l'andata, credo che la Juve abbia perso la testa dopo aver preso il gol del pareggio, quando non bisogna mai perdere la testa in nessuna partita. E oggi, francamente, io ripeto, ho visto una Juve che ha sbagliato troppi gol, troppi gol. Atteggiamento iniziale, tra l'altro, direi sbagliato, perché la Juve è andata troppe poche volte a pressare, pochissime volte, quindi alla fine passa al Brøndby, perché è la squadra più esperta, come posso dire, non so come dirlo, con più esperienza, più abitudine a giocare questo tipo di partite. Ecco, con la delusione dunque di questa eliminazione, ma con la consapevolezza che la Juve può far bene. Io ricordo tutti, prima di qualunque tipo di critica, io ho fatto un'analisi per quello che ho visto, però bisogna sempre dire che questa squadra qua 2 anni fa non c'era, e che in un anno e mezzo comunque la Juve è arrivata a vincere il campionato al primo tentativo e si è trovata adesso comunque a giocarsi un turno di Champions. È passato il Brøndby, ripeto ancora, complimenti al Brøndby per il risultato, ma la Juventus Women non deve fermarsi a questo, ma deve essere da stimolo per le prossime competizioni.
Ricordiamo che il 13 di ottobre c'è una Supercoppa, che è una fior fior di Supercoppa contro la Fiorentina. E lì è una partita da cercare di non sbagliare per portare a casa il primo trofeo stagionale. Ragazzi, io vi saluto con l'amaro in bocca, come ho detto, e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!